È stato allestito sulla nuda parete di pietra che separa la rinnovata Galleria Ivan Bruschi dalla adiacente Basilica di San Francesco per dare risalto alla grandiosità dell'opera e all'umiltà del soggetto rappresentato. Parliamo del ritratto di San Francesco, opera del XIII secolo firmata da Margarito d'Arezzo e concessa in prestito dai Musei Vaticani alla diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro grazie all'intercessione di Domenico Giani nell'ottocentesimo anniversario dalla concessione dell'indulgenza plenaria della Porziuncola. La pala, una delle più antiche raffigurazioni del poverello di Assisi, è il cuore del nuovo allestimento degli spazi espositori della Fondazione Ivan Bruschi in piazza San Francesco ad Arezzo. In occasione dell'inaugurazione della galleria, i visitatori potranno godere anche dell'esposizione video immersiva L'età dell'oro, riflessi di Piero della Francesca, realizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi. Margarito riesce a esprimere nel volto di Francesco una profondità nella delicatezza e il recupero della humanitas che nella tradizione francescana fa passare dal Christus triumphans al Christus patiens, e Francesco, icona di Cristo, vive questo recupero di umanità, è l'uomo nuovo che viene a essere presentato al culto dei fedeli. L'esposizione prevede proiezioni 3D delle opere di Piero in altissima definizione su una superficie di 190 metri quadrati. Al centro della sala sono esposti i gioielli di Giulio Manfredi, ispirati ai monili rappresentati dal genio rinascimentale. Nel corridoio di accesso, inoltre, è stata allestita la mostra di Francesco Pignatelli, Reversed Piero della Francesca, a cura del critico d'arte Fabio Migliorati. Il tutto inserito in un progetto multimediale affidato alla Retina Cultura Nuova di Massimo Chimenti e finanziato da Nuova Banca Etruria che amministra la Fondazione Ivan Bruschi. La volontà è di fare collegamento con quello che c'è nella Basilica per far sì che chiunque venga a visitarlo non solo lo apprezzi, ma sia veicolo perché molti altri tornino a visitarlo, partendo o finendo qua. Ma il centro è Piero della Francesca e quindi questo secondo me è un investimento verso il futuro della città che ci fa ben sperare anche per essere parte dell'incremento del turismo in città.